presente è il modo peggiore per costruire il futuro. Mi sembra che oggi ci siano le premesse invece perché, anche se, come ha ricordato Ornella prima, c'è stata un po' di illusione dopo la morte di Giulia Cecchettin e dopo i tanti fatti comunque perpetrati anche a Milano, a Roma, nei confronti della comunità LGBT, che sono andati avanti da gennaio fino ad oggi, dove le aggressioni sono aumentate e non diminuite. Io credo che però la prospettiva vada nella direzione in cui oggi noi non ci arrendiamo assolutamente a questo presente.